Buona giornata a tutti. Siamo all'inizio della settimana mariana a Parma. Ogni 3 anni la Beata Vergine di Fontanellato viene e viene nella nostra città. Quest'anno ha un itinerario e un messaggio particolare, perché inizieremo dal carcere, laddove ci sono persone che soffrono, che scontano una pena, che guardano al domani con preoccupazione, con ansia e a volte con speranza. Ci sono tanti giovani. Allora abbiamo pensato che il primo passaggio dovesse essere lì, dove Gesù dice: io carcerato siete venuti a trovarmi, e la madre va a trovare questo figlio che è in carcere. Abbiamo trovato una grande disponibilità, una bella accoglienza. Saremo lì allora con la Beata Vergine, pregheremo insieme, chiederemo speranza. E da lì ci porteremo a San Leonardo, un quartiere particolare della nostra città, segnato anche da fatti di dolore, come è stata l'uccisione l'anno scorso di una mamma, di una figlia, ad opera di un figlio e di un fratello. Da lì, dalla loro casa, dove era la loro casa, di Pazienze Magdi, partirà la processione che porterà la Beata Vergine in chiesa, dove ci sarà l'Eucaristia e poi la veglia tutta notte. Pensiamo che dove c'è un dolore, il Signore c'è andato. Dove c'è una difficoltà, Lui si è reso presente. Non solo non ha schivato queste situazioni, ma le ha cercate. Così fa sua madre, e così deve fare la Chiesa, così dobbiamo fare ognuno di noi. Poi verrà in Duomo, e in Duomo accoglierà tutti i parmigiani, tutti i suoi figli, tutte le persone che vogliono venire a pregare, ad ascoltare, a dire qualcosa. Ma poi sarà ancora pellegrina nei luoghi della nostra città, quali sono l'ospedale, l'hospice e poi la casa dei Salariani, anche qui dove ci sono i padri anziani ammalati, i sacerdoti anziani a Villa Sant'Ilario, con tanti altri anziani che troverà anche nelle case di riposo. Un messaggio quindi di speranza, una Beata Vergine di Fontanellato che gira per le strade di Parma, sollecitando una città buona, una città che non dimentichi Dio, pertanto che non dimentichi l'uomo, una città capace anche, lo speriamo, di sorprenderci positivamente. Abbiamo intenzioni particolari, certamente, innanzitutto quelle che ognuno ci porta nel cuore. Vogliamo pregare per tutti e per ciascuno, per le famiglie, per la nostra città, per chi ci governa, in questo momento difficile che avvertiamo vivere il nostro paese. Ma poi ancora un'intenzione per l'unità della Chiesa. Venerdì digiuneremo in Duomo. Sarà un digiuno che ci ha chiesto il Papa. Un digiuno certo che ci accomuna la condizione dei poveri, ma un digiuno che è impetrazione dell'unità della Chiesa e anche della nostra Chiesa di Parma, che ha bisogno di un forte aiuto da parte della Beata Vergine. L'intenzione particolare sarà per il nostro seminario. Le offerte raccolte saranno per il seminario, perché ne ha bisogno, perché ci sono ragazzi che lasciano un lavoro e con niente vengono a prepararsi a diventare prete, perché ci sono condizioni che hanno bisogno di essere sostenute anche economicamente. Anche prendersi cura di questi ragazzi, di questa istituzione così importante, significa voler bene alle vocazioni, significa lanciare un messaggio che non possiamo dimenticare, che ognuno trovi, anche per intercessione, con intercessione di Maria, la propria strada della vita. Allora l'augurio ad esserci, a venire volentieri di cuore, anche facendo un sacrificio, come del resto la Madre del Signore, tante volte si è sacrificata e si sacrifica per noi. A tutti l'augurio di una buona giornata e di una buona settimana. Il prossimo 20 ottobre
inizierà la settimana mariana diocesana, un evento che ogni 3 anni si ripete nella nostra diocesi, che vedrà il pellegrinaggio della Beata Vergine di Fontanellato nella nostra realtà diocesana. La settimana si svolgerà con un programma che in questa edizione avrà delle varianti rispetto alla tradizione consueta, in quanto si è data attenzione alla possibilità che la Beata Vergine visiti luoghi particolarmente caratteristici per la sofferenza umana. E in particolare, sabato 20, la Madonna raggiungerà il penitenziario di Via Burla, dove sarà accolta dai carcerati presenti nel penitenziario, e sarà l'occasione in cui potranno pregare davanti a questa immagine tanto cara a tutti noi parmigiani. Ecco, questo si inserirà in un percorso che porterà l'immagine sacra della Beata Vergine a raggiungere poi la parrocchia di San Leonardo, nella quale rimarrà presente fino alla domenica. Dopodiché questa sarà in corteo accompagnata fino alla nostra cattedrale e che, come consueto, verrà accolta dai fedeli che lì vi si raduneranno. E il programma della settimana avrà una scansione temporale consueta di tradizione, che però vedrà particolarmente attenzione su alcuni eventi. Mi riferisco in particolare al momento di preghiera dei giovani del mercoledì alle ore 21, nella quale pregheranno insieme al Vescovo il Santo Rosario, come pure in occasione di giovedì vi sarà l'apertura dell'anno accademico della nostra università alla presenza del Vescovo di Mantova. Un altro evento significativo è caratterizzato dalla processione mariana cittadina, che vedrà nella sera di giovedì alle ore 21 la partenza dalla cattedrale e, onorata dalla presenza di coloro che la porteranno, percorrerà alcune vie del centro storico. In particolare, dalla cattedrale passerà in via al Duomo, per poi passare in via Cavour, giungere in strada Repubblica, via Cairoli, via Cardinal Ferrari e ritornare così alla cattedrale. Sarà un momento importante nella quale porteremo l'immagine di Maria per le vie della nostra città, immergendola nella quotidianità della vita della città. Ecco, questo è un modo che abbiamo anche di rendere presente la nostra partecipazione a testimonianza della nostra fede, ed è pertanto un motivo al quale prendere partecipazione con rinnovato slancio. Questo sarà il modo, di onorare la Vergine Maria e di far sì che l'accompagnamento della preghiera, perché nella processione sarà pregato il Santo Rosario, molti possano vedere la devozione che riserviamo a Maria Santissima. Altro spazio importante in questa settimana, oltre alle diverse celebrazioni che sono indicate nel programma distribuito nella nostra diocesi e pubblicizzato anche sul sito internet della diocesi di Parma, un'attenzione particolare è data alla dimensione del bisogno. Ecco, nella giornata di venerdì proponiamo di sostare nell'orario che va dalle ore 12 alle ore 13 in preghiera e offrire il digiuno in favore di chi è più bisognoso. Ecco, tutto questo trova significato nel tema che abbiamo indicato per questa settimana, ovvero Maria, Madre della Chiesa, colei che è Madre del Signore, si prende cura dei suoi figli che anche oggi camminano nel tempo e nella storia e che seguono ancora le orme di Cristo. Ecco, queste celebrazioni poi troveranno una particolare attenzione anche per quanto riguarda le realtà che ospitano persone anche non propriamente sofferenti, ma che per via dell'età necessitano di una cura particolare. Mi riferisco ai luoghi di degenza come il centro ad personam, il luogo di cura dell'ospice delle piccole figlie e Villa Chieppi. Ecco, un percorso che la Beata Vergine toccherà nel suo passaggio fino ad arrivare alla cattedrale. Ecco, a conclusione della settimana mariana, che si terrà domenica 28 dopo la celebrazione in cattedrale, sarà anche l'occasione perché l'immagine sacra giunga al centro Emmaus di Porporano, e anche lì sarà data modo
agli ospiti degenti della struttura di poter pregare davanti a questa immagine tanto significativa per noi che viviamo nella chiesa di Parma, fino a che poi la Beata Vergine sarà accompagnata fino al centro, alla casa generale dei padri saveriani, e lì sarà accolta anche per ricordare la devozione del nostro santo Conforti, ecco, che aveva anche lui tanto cara la devozione a Maria. Infine, dopo aver sostato anche presso i saveriani, in un breve passaggio all'ospedale tornerà di nuovo nel suo santuario di Fontanellato. Maria, madre della Chiesa, accompagna tutti noi e pellegrina per le strade della nostra diocesi, giungerà a toccare questi luoghi significativi e poi, in modo particolare, la sua presenza in cattedrale sarà accompagnata dalla devozione popolare, dai momenti celebrativi che sono indicati nel programma stilato e che voi tutti potrete prendere in visione, sia visitando il sito della diocesi che reperendo in modo cartaceo il dépliant che sarà distribuito nella cattedrale. Ecco, pertanto ci diamo appuntamento ad accogliere la Beata Vergine di Fontanellato domenica alle ore 17:30 in Piazza del Duomo, per poi celebrare insieme al Vescovo che presiederà la Santa Messa alle ore 18:30.